Che cosa fa sì che avvengano questi processi di concentrazione e di attrazione? Perché questa è una domanda a cui ancora non abbiamo dato risposta. Allora, semplificando molto, si può dire che ci sono almeno, diciamo, due grandi, spinte che attraggono verso la città. Nel sud del mondo, quindi nelle zone più povere del pianeta, è la fuga dalla povertà e dalla condizione. Quindi la città in ogni caso permette di avere delle condizioni di vita leggermente superiori rispetto a quelle di pura sopravvivenza che ancora caratterizzano una grandissima parte del mondo. Nel nord del mondo è più la ricerca di maggiori opportunità professionali, di maggiori opportunità. Quindi entrambe sono in qualche modo legate a questa idea di Lefebvre, che è quella del diritto alla città, no? La città come basket di opportunità e di opportunità che si rivolgono appunto a popolazioni molto diverse, in alcuni casi soltanto per riuscire a sopravvivere, in altri casi invece per riuscire a migliorare le proprie condizioni. Ma il tipo di città che si sta formando, come ho detto prima, non è più la città densa nella forma tradizionale, ma è qualcosa, torno ancora a usare Peter Hall come definizione, qualcosa che è stato descritto in tanti modi diversi. Per esempio, nell'ultimo libro di Martinotti la chiama metacittà, no? Quindi qualcosa. C'è un famoso testo di John Friedman, che è un altro autore molto importante, che dice che cioè, la città è morta in qualche momento nel XX secolo. Quello di cui possiamo parlare oggi è l'urbano, non più la città, perché è una forma molto diversa. Io non sono d'accordo con l'idea che la città sia morta, penso che abbiamo bisogno di capire che tipo di forma stanno assumendo le realtà urbane, e chiaramente stanno cambiando molto dal punto di vista fisico. Questa definizione è abbastanza interessante, perché dice: sono reti di città tra 10 e 50, a volte intorno ad una città centrale più importante, che funzionano sia come mercati locali, dove la gran parte della popolazione vive e lavora nello stesso posto, sia sono fortemente interconnessi tra di loro e quindi funzionano come un sistema. Allora è diverso anche dall'idea di area metropolitana, no? L'idea di area metropolitana è che c'è un centro e intorno a questo centro ci sono centri di diverso rango che progressivamente si perdono verso la periferia. Invece qua l'idea di megacity region che usa Peter Hall è un'idea di una rete di città fatta appunto di poli che hanno una loro capacità attrattiva, pensiamo all'area napoletana, no? Che hanno una loro capacità attrattiva, ma che poi funzionano anche nella grande interazione tra di loro. E allora, se guardiamo nel mondo, di queste mega city regions ce ne sono molte. Questa è l'area tra Boston e Washington, che viene chiamata addirittura in alcuni casi, appunto con un nome sintetico tra le due. Sono 54 milioni di abitanti. San Paolo del Brasile, Rio, sono 43 milioni di abitanti. Tutta l'area di cui parlavo prima, Shanghai, Hangzhou, 66 milioni di abitanti. Ma anche la zona di cui appunto abbiamo fatto cenno prima, Torino, Milano, Venezia, sono 30 milioni di abitanti. Possiamo guardare in questo modo anche alle altre mega city regions che ci sono in Europa, no? Quindi il sud dell'Inghilterra, la zona appunto che si vede bene in questa immagine, no? Tra Amsterdam, Bruxelles, la zona della Ruhr, il nord Italia, ma anche qui vedete l'area dove siamo in questo momento, mentre invece sono forme molto diverse quelle di Parigi, che è ancora una città centrale con una rete di città, diciamo, che stanno intorno ad essa. La stessa cosa è Madrid, no?
mentre invece appunto vediamo formarsi anche nell'est dell'Europa emergere la densificazione di queste reti che danno luogo effettivamente a forme della città che sono completamente diverse rispetto al passato. Continuano ad esserci forme concentrate di popolazione nei luoghi centrali che continuano a svolgere un ruolo molto importante, ma poi questo si combina con flussi ed interazioni molto diverse. Questa è un'altra immagine che ho trovato bella perché guarda l'Italia non nella solita posizione, però ci fa capire più o meno le stesse cose. E questa è una interpretazione fatta, diciamo, sulla base degli studi di Brenner delle mega city region che sono presenti in Europa e dove vedete addirittura qua in questo caso per quanto riguarda l'Italia si pensa quasi ad un'unica città che arriva fino a Roma, no? Peraltro ce ne sono altre che parlano di Roma-Napoli come un'unica città. Dentro a questo ragionamento un aspetto specifico è quello dello spazio dei flussi rispetto allo spazio dei luoghi, perché tutto quello che ho cercato di descrivere è stato moltiplicato e accelerato dal fatto che si è sviluppato enormemente la capacità di avere relazioni a distanza. Allora, fino a non molto tempo fa si pensava che lo sviluppo di internet avrebbe permesso a tutti di vivere dove si vuole e avrebbe evitato la necessità di concentrarsi all'interno delle città, per esempio, no? Mi ricordo per esempio una presentazione di Peter Hall, lo cito per la terza volta, in cui c'era un signore disteso su un lettino che si stava facendo un massaggio e sopra c'era un fumetto che diceva sono in un meeting, perché stava guardando il computer mentre l'altro gli faceva il massaggio. Quindi questo era quello che si pensava sarebbe stato l'effetto di internet. In realtà quello che stiamo vedendo è che sta avvenendo il contrario. E cioè, quanto più si sviluppa internet, quanto più si sviluppa la capacità di avere relazioni a distanza, tanto più noi abbiamo nuovi motivi per muoverci e per incontrarci. Questa è una delle poche ricerche sistematiche ed è vecchia, che fa vedere come lo sviluppo della mobilità fisica vada assolutamente in parallelo con lo sviluppo delle relazioni su internet. Quindi le telecomunicazioni non sostituiscono ma incoraggiano la mobilità. Questa è un'immagine delle relazioni Facebook che è circolata abbastanza e la cosa che possiamo notare è che si assomiglia tantissimo alle immagini delle città nel pianeta. Questa è un'immagine delle relazioni su Twitter e anche questa immagine ci fa capire come non siamo molto distanti dalle immagini. Cosa vuol dire questo? Che in realtà, come dire, quanto più si sviluppano relazioni a distanza, per esempio attraverso i social network, eccetera, ma queste tendono a riprodurre e a moltiplicare la necessità di concentrazione. Perché noi è vero che possiamo comprare tutto online, possiamo non vedere più gli amici perché li vediamo su Facebook, possiamo lavorare a distanza quando vogliamo, eccetera, ma poi quello che sta succedendo è che invece poi le persone vogliamo continuare a vederle, ci sono certe modalità di spesa che si moltiplicano attraverso il fatto che vediamo le opportunità attraverso le quali possiamo comprare le cose, per cui andiamo nei posti, nei centri commerciali a cercare le cose. E continuiamo ad avere un'esigenza di incontri a distanza, anche se di incontri ravvicinati, anche se lo possiamo fare su Skype e potremmo evitare di. Quindi, come dire, c'è una sorta di fenomeno moltiplicatore anziché demoltiplicatore delle relazioni fisiche, no? Questo sta provocando effettivamente, diciamo, sta alla ragione delle mega city region in qualche modo, no? Perché naturalmente ci ha permesso di stare anche sempre più lontani. Una volta, se pensate, chi nasceva a Gorgonzola, uso un comune dell'area milanese, andava a scuola a Gorgonzola, andava all'oratorio, in chiesa, al cinema, si trovava la fidanzata a Gorgonzola e la sua vita finiva lì. Oggi è un abitante di una regione urbana che fa tutte queste cose le fa in posti diversi, forse ci va a dormire oppure ci va a lavorare, no?
E questa cosa è possibile perché naturalmente le relazioni a distanza hanno consentito di superare quello che era il tradizionale gap della vita in provincia. Quindi alcune cose fondamentali le ha fatte, no? Dal punto di vista del migliorare le condizioni di vita. Che poi è il tema di cui si occupa Soja quando parla di post-metropoli e del fatto che appunto uno degli aspetti fondamentali della dimensione post-metropolitana è il fatto che io... come dire, che lo stile di vita di chi abita in città e lo stile di vita di chi abita fuori dalla città non è più così diverso come in passato, no? E questo effettivamente è stato un effetto di questo processo. Ma anche le nuove tecnologie, internet, eccetera, quello che fanno è che non soltanto moltiplicano le ragioni dell'incontro, distribuiscono informazioni sulla vita in città e quindi attraggono attraverso questo e poi governano dei sistemi sociotecnici che sono sempre più sofisticati e che ci permettono di far funzionare, questa è un'immagine del sistema delle metropolitane di Tokyo, no? Città che supera i 30 milioni di abitanti e che è tenuta insieme da un sistema di trasporti efficientissimo che è stato capace appunto di mettere in condizioni 34 milioni di abitanti di vivere in una situazione di altissima densità, ma di potersi muovere agevolmente, di poter fare. Quindi le tecnologie hanno questo aspetto, no? Che stanno ricombinando lo spazio dei flussi e lo spazio dei luoghi, dando luogo a delle forme diverse di organizzazione della città, che sono, come dire, che sono la cosa sulla quale noi dobbiamo cercare di lavorare e di capire in che modo intervenire, perché non è più lo stesso, non è più solo il luogo. Non è più neanche che il luogo non conti più nulla, continua a contare in modo molto importante, ci ritornerò su questo, ma è una ricombinazione e questa ricombinazione ci mette di fronte appunto ad un fenomeno urbano che è sostanzialmente diverso, è molto più allargato, come ho detto, ma è anche molto più complesso. Quarto quadro, il tema della planetary urbanization. Allora, Neil Brenner, che è questo studioso che è stato un ispiratore importante assieme a Edward Soja della nostra ricerca che abbiamo fatto sull'Italia, però su questo magari lo facciamo un'altra volta perché non ci sta oggi. Neil Brenner dice, attenzione che tutto questo tema di essere il 50% della popolazione in più non è più così importante, perché in realtà se noi guardiamo davvero a che cosa questa evoluzione tecnologica ha prodotto, in realtà dicendo che è da molto tempo che è così e non ce ne siamo accorti, è il fatto che le città in qualche modo dominano, governano, infrastrutturano l'intero pianeta. Per questo lui parla di urbanizzazione planetaria. Perché lui dice, se guardiamo appunto, per esempio queste sono le rotte aeree che ogni giorno portano, trasportano miliardi di persone in tutto il globo. Ma se pensiamo appunto ai cavi sottomarini, alle miniere, alle pozzi di petrolio e alle pipelines che portano l'energia all'interno, tutto, le miniere e tutto quello che è lo spazio che lui chiama dell'explosion delle città, no? Cioè lo spazio che è colonizzato in qualche modo dalle città perché serve a far vivere le città. In realtà ci rendiamo conto che non ha più tanto senso dire più del 50%, diventerà il 70%, perché in realtà tutto il mondo, tutto il pianeta è urbanizzato in qualche modo ed è urbanizzato in forma diversa, in forma di implosion, cioè in forma di concentrata, ed in forma estesa, cioè colonizzando parti del territorio che sono quelle che potevamo una volta chiamare un territorio rurale esterno, eccetera, che però serve a come dire, far funzionare l'intero mondo urbanizzato. Questo è il libro che appunto di Neil Brenner, che è intitolato Planet Implosion Explosion, ed è abbastanza interessante, è il libro della teoria del Planet Urbanization, è abbastanza interessante che lui metta, parlando di urbanizzazione planetaria, un'immagine nella sua copertina, che naturalmente è un'immagine di una di queste aree di miniera che stanno appunto da qualche parte del mondo.
Allora, questo perché è importante? Perché cambia un po' il nostro atteggiamento rispetto, per esempio, a tutto il tema urbano-rurale, cos'è città, cosa non è città, ci consente, ci obbliga a guardare all'insieme dei processi di trasformazione del territorio nell'insieme come processi strettamente connessi, non sono altre cose, ma sono strettamente integrati gli uni con gli altri. Quinto, sono solo sette, quindi 33 minuti, ce n'ho ancora i miei quasi 10, 42 mi ha detto. Quinto quadro, molto brevemente, quali sono i vantaggi della concentrazione? Allora, le ragioni, abbiamo già detto, sono la ricerca di migliori opportunità, però naturalmente quello che possiamo vedere è che nelle aree più dense, quelle dell'implosion, ci sono servizi commerciali più avanzati, servizi di istituzioni culturali più avanzati perché lì hanno un maggiore mercato legato alla densità, servizi professionali di consulenza, le università. Anche questa è un'immagine che ho trovato abbastanza interessante, sono le reti di relazione tra le università in Europa e anche queste ancora una volta no, ricalcano molto bene il tema delle città. Naturalmente ci sono gli headquarter delle grandi imprese, quindi diciamo sono. È all'interno delle città che sono le città che diventano nodi delle reti. E mi fermo soltanto su questa immagine che io ho trovato molto interessante, che ho un pochino modificato, l'ho trovata nell'Economist. Qua fa vedere quanto tempo è passato da quando un'invenzione è stata introdotta a quando un quarto, mi sembra, della popolazione americana ha cominciato a utilizzarlo. Allora, l'elettricità è stata inventata nel 1873 e un quarto della popolazione americana ha cominciato a utilizzarla, cioè è arrivata ad utilizzarla 46 anni dopo. Il telefono, 1876, l'invenzione, 35 anni dopo. La radio, 1897, l'invenzione, 31 anni dopo, un quarto della popolazione americana lo utilizzava. La televisione, 1926 l'invenzione, 26 anni dopo, il PC 1975, 16 anni dopo, il telefono mobile 1983, 13 anni dopo, il web 1991, 7 anni dopo, un quarto della popolazione aveva accesso a internet. Se noi introducessimo le ulteriori invenzioni sul software di questi ultimi anni, vedremo che questo periodo si restringe sempre di più. Questa striscia azzurra io ho messo il processo di urbanizzazione nel mondo. Quindi capiamo che queste cose, cioè la diffusione dell'innovazione è strettamente legata alla crescita del processo di urbanizzazione. Ed è questo un altro elemento fondamentale che ci fa capire perché torna ad essere importante l'ambiente della città in termini di innovazione. Oggi l'infrastruttura tecnologica che fa funzionare la città è diventata una sorta di enorme piattaforma in cui siamo immersi, che fa funzionare treni e metropolitane, aerei e telefoni, computer e sistemi di sicurezza, satelliti e GPS. E torna ad essere abbastanza importante porsi la domanda di chi decide le città oggi, no? Pensate soltanto al tema del governo, lo accennava Michelangelo Russo prima, no? Chi governa queste grandi regioni urbane? Sorridiamo se pensiamo alle autorità delle città metropolitane rispetto a quello alla dimensione dei problemi. Chiunque viaggia in treno sa che ormai, per esempio, i Frecciarossa e gli Italo sono sempre pieni, quindi questi hanno modificato la geografia del nostro paese in modo profondissimo e chi governa questi sistemi ha un ruolo fondamentale nel determinare il modo nel quale noi viviamo. Allora, questa torna ad essere una domanda importante rispetto alle nuove forme del governo. C'è un libro di Amine Trift che è appena uscito, che speriamo lo stanno traducendo e quindi speriamo di pubblicarlo anche in Italia, che è intitolato Seeing Like a City, devo dire guardarla come una città. Guardare co alla città come una città, in cui fa proprio questo ragionamento sulla città come nuovo spazio dell'interazione tra umano e non umano, la città intesa in senso esteso,
in cui il tema delle infrastrutture che permettono la distribuzione delle informazioni, il governo dei sistemi complessi, è diventato talmente importante e talmente decentrato dal punto di vista dei processi di decisione, ci sono tante decisioni che non vengono più prese da degli umani, dicono Amine Trift, no? Vengono prese da questi sistemi tecnologici che governano appunto i nostri sistemi infrastrutturali. E quindi lui dice: abbiamo sempre guardato alle città, e questa è la cosa più importante, come se fossero degli stati, e in realtà dobbiamo guardare eventualmente alle nazioni come fossero delle città, perché e alle società come fossero delle città, perché è lì che c'è il livello di complessità massima di questa riconnessione tra fenomeni legati all'economia dei flussi e delle infrastrutture e a fenomeni sociali. E questo mi sembra abbastanza interessante, no? Perché è abbastanza vero che forse il nostro sguardo sulla città, per questo loro dicono guardarle come delle città, no? Il nostro sguardo sulla città è legato a una città del passato in cui potevamo forse concepirla come degli stati e invece è diventato qualcosa di diverso. Avevo messo questa immagine per dire che questi sistemi tecnoscientifici molto complessi che governano la nostra vita poi si intoppano a un certo punto. Qua c'era un cagnolino che è finito nella metropolitana di Milano, io sono rimasto bloccato per diverse ore dentro la metropolitana perché tutto il sistema metropolitano si era bloccato e quindi a un certo punto, questo è un tema che peraltro ho imparato da Giancarlo Paba, quasi non ci rendiamo conto, no, del funzionamento fino a quando non succede qualcosa, no? Di un funzionamento che è estremamente complesso. Mi mancano pochi minuti, naturalmente ci sono molti svantaggi della concentrazione, che sono la congestione, che sono l'inquinamento e la produzione di gas serra, questa è un'immagine della mia triste pianura padana e del suo livello di inquinamento, il consumo di suolo e la produzione di rifiuti. L'anonimato all'interno della città, la sofferenza individuale e la polarizzazione sociale, che è uno degli aspetti più rilevanti, l'attrazione massiccia di immigrati che arriva soprattutto all'interno delle città, l'esposizione ad attacchi terroristici, perché anche questo è diventato soprattutto una caratteristica delle città. E allora il tema settimo, che è l'ultimo, è quello di chiedersi se le città che nella storia sono state così importanti dal punto di vista della concentrazione, che riescono ad offrire così tanto a tanti dal punto di vista delle loro possibilità, possono anche riuscire ad affrontare i problemi che producono, no? E che ho citato molto, molto rapidamente. Ci sono alcuni indizi di questo, sull'evoluzione del trasporto pubblico, sulla mobilità condivisa, su edifici che producono anziché consumare energia, su esperienze virtuose di riciclaggio, ci sono città nel mondo che sono state capaci di non produrre più alcun rifiuto, sulla riscoperta dell'agricoltura urbana di una riconnessione e di una riconnessione dei nodi. Ci sono anche, soprattutto nelle città, movimenti che si muovono, diciamo, che si organizzano per la difesa di alcuni diritti, no? Questa è una manifestazione che abbiamo fatto a Milano poco tempo fa sull'accoglienza degli immigrati, ma anche Occupy Wall Street, Occupy Puerta del Sol, gli Indignados spagnoli, sono tutti movimenti che sono partiti nelle città. Qui c'è Manuel Castel che ha scritto questo bel libro, no? Lui dice: guardate, sono noti per essere movimenti nati nella rete, ma soltanto quando poi hanno trovato un luogo sono diventati veramente dei movimenti, no? E questo luogo normalmente lo trovano nelle città e spesso lo trovano nel centro delle città, no? Quindi che torna ad avere un ruolo importante dal punto di vista simbolico, no? Quindi anche tutto questo è un aspetto importante di come questa nuova relazione che si stabilisce tra sistema dei flussi, quindi relazioni via internet, e sistema dello spazio fisico, no? Diventano effettivamente, acquistano concretezza nel momento in cui arrivano nella rete. Allora, avviandomi a concludere e citando, adesso sono arrivato già ai 42 minuti, allora,
Le città sono il risultato della crescente concentrazione di popolazione, attività economiche, informazioni, servizi e infrastrutture. Continueranno ad attrarre perché rispondono a driver individuali e collettivi governati dalle nuove forme del mercato e così facendo creano una serie di problemi ambientali e sociali che non sono solo problemi urbani ma che sono, come abbiamo visto, problemi dell'intero pianeta. Torno al tema dell'antropocene. Nella Habitat di Quito, che è stata fatta lo scorso anno, per esempio dal punto di vista degli aspetti fisici della città, una serie di studiosi molto importanti hanno provato a dire quali sono gli aspetti importanti ai quali bisognerebbe guardare. Non ho tempo di svilupparli adesso, però ve li cito, no? La porosità, cioè città aperta con membrane porose che scambiano flussi di energie, informazioni, conoscenze, metabolismo urbano, evitare ghetti e gated community, evitare sistemi chiusi, lavorare sulla connettività. In questa immagine che è molto famosa, no? C'è proprio l'idea della segregazione. Una città che dovrebbe essere complessa in termini di usi, funzioni, popolazioni e occasioni che consentono appunto la moltiplicazione di questa fertilizzazione incrociata che avviene all'interno delle città e che favorisce l'innovazione. Sincrona, dove molte cose accadono nello stesso momento, ricca e diversa, dove da qui possono nascere energie inaspettate, e poi incompleta, questo mi è sembrato interessante, no? Che lasci spazio a forme di indeterminatezza, al cambiamento e a nuove forme di adattamento e sviluppo nel tempo, evitando il rischio di overplanning, questo ci riguarda, no? Cioè evitando il fatto di pensare di poter governare tutto. Salto due punti finali che sono la Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, che naturalmente parlano di città, l'agenda urbana dell'Unione Europea, che naturalmente articola una serie di punti sulla città. La mia risposta rispetto alla questione: può la concentrazione diventare la chiave per trattare gli svantaggi che produce? Mi sembra che si possa dire che ci sono alcuni indizi, ma che questo soltanto in minima parte avviene spontaneamente. Mentre gli aspetti positivi tendono ad avvenire spontaneamente, il trattamento degli aspetti negativi non avviene spontaneamente. Ha bisogno di pianificazione, ha bisogno di intervento, ha bisogno di una mobilitazione delle istituzioni, dei soggetti intermedi e dei cittadini, perché soltanto attraverso questo noi riusciamo ad affrontare una situazione che è completamente nuova, che naturalmente ha radici lunghe nel passato, ma che ha bisogno di essere trattata con strumenti nuovi. E poi ho messo come ultima citazione questa bella citazione di Jane Jacobs, che dice: la città hanno la capacità di dare qualcosa a ciascuno soltanto perché e soltanto quando sono create da ciascuno e da tutti gli abitanti. Grazie.